Ciao a tutte, benvenute o bentornate sul mio canale. Allora, finalmente riesco forse a fare il refill a queste unghie che hanno tantissimo, in realtà avranno almeno 5 settimane e mezzo, però ho trovato il tempo solamente adesso. Vi ricordate, le avevo fatte con i prodotti Fox e le Dual Form, sono durate benissimo. Questo è il Top Still, ancora comunque super lucido, nonostante comunque si vedono i graffi dovuti a limature e via dicendo, è rimasto molto bello. Allora, come sempre, igienizzo le mani e adesso vi mostro. Faccio questo passaggio prima, ma è uguale farlo prima o farlo dopo. Io mi porto già avanti, avendo già preso il bastoncino in legno d'arancio, e mi scollo bene la cuticola. La mia punta, ho acceso l'aspiratore e inizio a rimuovere il prodotto. Vado già anche ad accorciare perché sono veramente tanto lunghe. Quindi accorcio abbastanza l'unghia. Almeno così, diciamo. Poi comunque farò ancora una sorta di ovale. Vado delicata in questo punto. E comunque posso anche lasciarlo perché in fase di refill piano piano cresce e quindi dopo andrà via. Non mi dà alcun fastidio. Quindi abbasso e vado avanti. Ho già preparato le altre unghiette e vi mostro un attimo sul mignolo quello che sono andata a fare. Semplicemente accorciare l'unghia e do un accenno di forma che poi vado ad aggiustare perché non è perfetta, quindi dopo con il costruttore l'aggiusto. Faccio ancora la mia ovale, mi raccomando i laterali che dobbiamo lasciare, ci devono assolutamente essere, quindi limo da sotto così sono sicura di non mangiarmi il lato. E adesso, una volta che ho più o meno fatto la forma, vedete per esempio qua, devo poi andare a ricostruire bene, ho fatto la mia forma. Adesso vado con cilindretto, grana fine, a giri molto 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 bassi e apro il ballo, entro, limo bene, mi raccomando. È importante opacizzare tutto. Io sto ovviamente lavorando su di me, quindi mi arrangio come posso con le posizioni. Perfetto. Passo un po' anche qua sul vecchio prodotto. Adesso cambio la punta, pesciolino blu. Sempre giri bassi e vado a pulirmi tutto il giro cuticola. Mi raccomando ragazze, sempre delicate. Ok, una volta finita la pulizia con le mie forbicine, queste qua sono quelle di Fox, le 18, vado in modo molto molto delicato. Ah, ok, a tagliare tutta la cuticola che è in eccesso. Queste forbicine sono pazzesche ragazze, precise al millimetro. Ok, adesso sono pronta per preparare la lamina, quindi spolvero bene le unghie da tutta la polvere, mi aiuto con questa punta, spruzzo il cleaner.
riesco bene tutta l'unghia. Arrivato a questo punto posso procedere con i preparatori, come sempre nel prep e primer non acido. Nel prep evapora all'istante, invece il primer acido è come se lasciasse l'unghia con quello strato appiccicoso. Ok, sempre poco prodotto e sempre senza toccare la pelle, mi raccomando. Lo tampono e lo applico sull'unghia naturale. Come base utilizzo l'Elastic Base di Purple, vi ricordo comunque tutti i miei codici sconto, li trovate giù nell'info box. La vado ad applicare direttamente col pennellino, mi avvicino bene alla zona delle cuticole e scendo. Sto ben attenta a metterla ovunque su tutta l'unghia, specialmente comunque dove ho la zona di ricrescita. Dopodiché metto in lampada e polimerizzo. Eccomi qui. Allora, ho deciso di utilizzare il Carbon Gel di Fox per ripristinare gli angolini come ho già fatto sull'anulare. Adesso vi mostro il procedimento sul medio. Non vado ad utilizzare assolutamente la nail form, io prendo direttamente un pochino di prodotto. Questo qui è ottimo anche per andare proprio a rinforzare se abbiamo una lamina particolarmente sottile, ragazze. Facciamo uno stratino con lui e poi facciamo la struttura con il nostro classico gel, ma rinforza tantissimo perché è strapieno di fibre di vetro. Quindi vedete che io non faccio altro che portarmi il prodotto nell'angolino dove mi serve, nell'angolino che mi manca, così. È trasparente, quindi magari voi non lo vedete, però ho messo proprio una quantità abbastanza generosa di prodotto, che poi vado un pochino a sfumare anche sull'unghia. Non fa niente che sia andata sulla pelle, perché poi tanto dopo la vado a staccare una volta che ho finito la polimerizzazione, ma in questo caso vedete almeno ho il laterale di nuovo ripristinato. Quindi vado in lampada. Una volta uscita la lampada andrò a fare invece la struttura con il Builder Gel Pink Baby, sempre di Fox. Non vado a limare il pezzettino, ragazze, semplicemente perché poi andrò a limare il costruttore, il Builder Pink, quindi è inutile fare doppio passaggio. Vado a fare uno strato a smalto. Il pennello che sto utilizzando è lo 005, sempre Fox. Prendo un pochino di prodotto in più e quindi poi mi faccio la struttura, ragazzi, come sono solita. Questo prodotto si autolivella, quindi possiamo anche tenere le dita girate per aiutarci con la forza di gravità. Vi consiglio di non fare più di un'unghia alla volta, perché altrimenti tenderà a colare. Posso adesso, dopo aver sgrassato, iniziare la limatura. Allora, ho già effettuato la limatura alle altre unghie, quindi adesso vi mostro quella all'anulare, che è dove abbiamo fatto abbiamo ripristinato il laterale che ci mancava col Carbon Fox, il Carbon Gel di Fox. Allora, innanzitutto cerco sempre di pareggiare i lati, quindi controllo che siano ben dritti. Inizio a limare la forma, così capisco anche gli spessori che ho. Allora, eccolo qua, vedete che comunque non ho troppo spessore. Mi raccomando, non mangiamoci il laterale e arrotondo, accorcio e arrotondo. Sto limando con una 180,
comunque non ho troppo prodotto da limare. Ne ho giusto bene i lati che non devono essere cicciotti, la punta bella snella, e poi passo alla zona delle cuticole, che deve essere bassa, mi raccomando, non troppo prodotto, altrimenti poi ci vengono anche sollevati. Eliminata tutta la polvere, vado adesso a stendere lo Spectrum 144 su tutte le unghie, che è questo bellissimo fucsia che vedete che ho steso anche sul mio pollice, è pazzesco, è veramente bellissimo. E lo vado a stendere a monocolore appunto su tutte le unghie. Sto attenta, è molto pigmentato, ma guardate che bellezza. Purtroppo non so se rende dalla fotocamera, ma ve lo straconsiglio questo colore, ragazzi, è bellissimo. Mi avvicino più che posso senza sporcare, perché tanto poi dopo al massimo con il mio pennellino sottile, lo 001 sempre di Fox, mi vado a avvicinare bene nella zona della cuticola, spingo indietro, alzo e infilo il colore sotto. Ok, sono andata a stendere il colore su tutte le unghie, adesso queste due le andrò a decorare. Ho messo un po' di paint e l'ho miscelato con un pochino di base. Vado a prendere il pennello 003 e inizio a fare dei piccoli fiorellini. Gli faccio i petali. Ed eccole qua, queste qui sono le unghiette completate, finite. Ho poi appunto aggiunto dei puntini al centro del fiorellino. Quindi io spero come sempre che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se siete arrivate fino a qua, lasciate giù nei commenti l'emoticon del cuoricino fucsia. Io vi mando un grande bacio e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video.